canale YouTube di Luigi Gaudio. L'Italia del 300, le grandi compagini territoriali. Parliamo di Milano, per esempio. Allora, i Visconti hanno sconfitto, l'abbiamo visto la volta scorsa, i Torriani nella lotta delle famiglie più influenti a Milano. Matteo Visconti è una sorta di capostipite, insomma, di questa famiglia. Prima stavamo parlando del 1310, nel 1311 lui diventa il signore di Milano, fondatore della dinastia, fino al 1322, col titolo di vicario imperiale. Se vediamo la cartina alla pagina 119, possiamo osservare l'espansione della signoria dei Visconti, dalla Milano originaria, prima ad inglobare altre città della Lombardia, come Como, Bergamo, Brescia, Lodi e Novara, fino alla metà del 1300. Poi addirittura, dopo la metà del 1300, a espandersi al di fuori della Lombardia, con influenze anche a Verona, Vicenza, Feltre, Belluno, perfino Bologna, Reggio, Parma, cioè perfino Lucca, Pisa, Siena, Perugia, Spoleto e Assisi. Quindi un'influenza notevolissima. Tanto che a un certo punto, ecco sì, mettiamo un po' via queste cose. Poiché nei prossimi anni dovrete studiare il Principe di Machiavelli, vi troverete di fronte a questo problema, che è il problema dell'Italia in questo periodo. Il problema è che non ci sarà un principe che riuscirà a unificare l'Italia come invece è avvenuto e avverrà in Francia, in Inghilterra, in Spagna. Mentre, come vedremo le prossime volte, si creeranno gli stati nazionali, appunto in Francia, in Inghilterra e poi in Spagna, in Italia questo processo non giunge a maturazione. L'esempio dei Visconti è abbastanza significativo per spiegare come mai. Il motivo è semplice. È vero che i Visconti espandevano la loro influenza, ma comunque, provate a pensare alla città di Lucca, o di Pisa, o di Siena, eccetera, continuavano a mantenere dei loro privilegi, delle immunità, una loro autonomia. E quindi anche se i Visconti erano riusciti a creare uno Stato abbastanza vasto, poi di fatto c'era un groviglio di diritti e di privilegi che impediva ai Visconti, così come impedirà ad altri signori nei secoli successivi, di creare uno Stato unitario nazionale. C'è una situazione, per cui ci sono tanti signori, poi vedremo tanti principi soprattutto e tanti Stati, che si equivarranno fra di loro e che avranno proprio questo scopo principale, quello di impedire all'altro di espandersi fino al punto di pensare di creare uno Stato nazionale. Ecco il motivo per cui ancora per tantissimi altri secoli l'Italia dovrà aspettare prima di trovare, appunto nei Savoia, ma solamente nel 1800, una dinastia, chiamiamola così, regnante, e quindi una idea, una possibilità di unificazione dell'Italia. Questo è, da un punto di vista politico, un limite, se vogliamo, ma è anche, lo vedremo l'anno prossimo, una ricchezza, perché alla corte di tutti questi signori e poi di questi principi si svilupperà l'arte, la letteratura, quindi continuerà a essere in questi secoli, anzi diventerà sempre di più un centro culturale l'Italia, anche se non lo sarà dal punto di vista politico. Parliamo adesso del Regno di Napoli. Ecco, come vi ricordate, sicuramente ne abbiamo parlato, il Regno delle Due Sicilie è diventato, si è diviso in due. Da una parte c'era il Regno di Napoli, dove c'erano gli Angioini, e poi c'era, oltre lo stretto di Messina, il Regno di Sicilia, dove c'erano gli Aragonesi. Quindi gli Angioini erano stati, diciamo, sconfitti con il Vespro siciliano. Alla fine di tutto questo processo, all'inizio del 1300, era stata sancita questa divisione. Ebbene, tutto questo però non impedirà al Regno degli Angioini di fiorire
sotto il regno di Roberto d'Angiò dal 1309 al 1343. Anche di questa cosa parleremo molto l'anno prossimo quando parleremo di Petrarca e di Boccaccio, che dimoreranno in periodi significativi della loro fase iniziale, della loro vita e della loro opera, dimoreranno a Napoli. Alla corte di Roberto d'Angiò sarà anche incoronato poeta con l'alloro, no? Corona d'alloro, Petrarca. Quindi una fase di grande intensità culturale, insomma di grande apertura culturale, questa della corte di Roberto d'Angiò. Tuttavia, malgrado ciò, ci sono dei fattori di crisi, di debolezza. Anzitutto, gli Angioini erano indebitati con i banchieri fiorentini. Ve l'ho già spiegato anche altre volte. I banchieri fiorentini avevano dato i soldi agli Angioini per vincere nella loro battaglia prima contro gli Svevi e poi in altre guerre, per esempio contro gli Aragonesi. È vero che se erano annessi nuovi territori nell'Italia centro-meridionale al regno degli Angioini, ma questo indebitamento continuò ad esserci e quindi a pesare sul bilancio degli Angioini. Ma soprattutto, che cosa impedì agli Angioini di creare per esempio uno Stato nazionale, a differenza di quanto accadde alle dinastie in Francia, Spagna o Inghilterra? Impedì il fatto che non c'era una borghesia, non c'era una corte che coadiuvava il re, quindi il re del regno degli Angioini. Silenzio, per favore. Era lasciato da solo a combattere contro i baroni, mentre invece in Inghilterra, oppure anche in altri stati, ma soprattutto in Inghilterra, il re riuscì a sconfiggere i feudatari, riuscì ad accentrare il potere, anche perché era coadiuvato da questa classe appunto di borghesi e di funzionari. Insomma, c'erano fattori di debolezza interna del regno degli Angioini che alla fine, circa un secolo dopo la morte di Roberto d'Angiò, portarono alla conquista, annessione del regno da parte di Alfonso d'Aragona. Nel 1443 il re di Sicilia e di Aragona, Alfonso di Aragona, esattamente un secolo, quindi dopo la morte di Roberto d'Angiò, che era morto nel 1343, unificò il regno di Napoli con il regno di Sicilia e quindi da questo momento in poi ci saranno solamente gli aragonesi. Quindi vi ricordate, gli aragonesi e spagnoli che erano arrivati col vescovo siciliano, insomma, in Sicilia, poi diventarono anche signori di tutta quanta l'Italia meridionale. Altri video didattici su